Allora, ho scelto Un uomo, un albero e Bagnati dal sole per Sanremo perché sono due canzoni che rappresentano benissimo quello che è il mio lavoro, quello che è stata la mia vita a Londra e quello che è il mio album, la musica che mi piace. Devo dire che sono molto contenta del fatto che siano stati accettati, perché non ci credevo proprio, sono molto moderni come pezzi, quindi pensavo fossero un po' troppo distanti da quello che è l'ambientazione musicale sanremese, invece no, e sono molto contenta di questo. Sento che... La canzone del mio nuovo album che mi coinvolge di più sicuramente è Acciaio. Il primo pezzo dell'album l'ho scritto in un momento che ero tristissima, avevo veramente bisogno di sentire che ce la potevo fare. È un pezzo che ho scritto io e in collaborazione pure con Paul Statham, che è un autore. Lui ha scritto un pezzo bellissimo, un sacco di pezzi molto belli per Daido, tipo White Flag e insomma i singoli più importanti. È un pezzo che parla molto di me, di quello che ho passato, e poi l'ho scritto perché avevo letto un libro molto bello di Silvia Vallone che si chiama Acciaio e parla di queste due ragazze che crescono e è una canzone dedicata a tutte le trentenni della mia generazione. Io ho iniziato a studiare pianoforte a 5 anni. E poi a 11 ho iniziato a suonare chitarra a scuola, facevano dei corsi pomeridiani, il mio maestro di musica Antonello, e devo dire mi sono divertita come una matta. E mio padre suona la chitarra da sempre, aveva pure delle band negli anni 70. E però sì, ho iniziato molto piccola, ma è una cosa che ho chiesto io a mio padre, pensa, gli ho chiesto se mi poteva far fare le lezioni di piano perché ero rimasta affascinata. No, quando le canzoni sono ancora bozze non vanno fatte ascoltare da nessuno. Vanno fatte ascoltare i brani finiti, no? Perché magari la fai ascoltare a una persona che magari è meno sensibile, ti dice qualcosa di brutto, ti demoralizza, e invece magari l'idea iniziale era buona anche se non era completamente sviluppata. No, no, io le canzoni me le tengo per me. Poi se le devo far sentire a qualcuno io le faccio sentire a mio papà. Lo so, sono proprio una bamboccione. Però io mi fido di lui, poi lui suona, quindi... Ho scelto 4 copertine di colori diversi per il nuovo album perché mi piaceva rompere le scatole ai miei fan. No, no, perché mi piaceva che le copertine non avessero solamente il valore di involucro, ma potessero essere anche un oggetto da collezionare. Io sono una fan delle copertine belle. Devo dire che purtroppo magari il CD delle volte sacrifica perché la copertina diventa piccolina, e infatti spero proprio che esca in vinile il mio disco, così questa copertina molto bella che a me piace, che rappresenta il francobollo della regina Elisabetta, possa essere più grande. Made in London, come potete vedere mi sono montata la testa perché sono la regina del... Wow! Le tappe più importanti sono state il giorno della partenza, perché fino all'ultimo non ci credevo di poter partire. E la data più importante è stata quando sono entrata per la prima volta in studio di registrazione e sicuramente poi la prima writing session che ho fatto serissima. Ora che... Credo proprio di sì, ci vedremo quest'estate in giro, mi raccomando non mi mollate perché io tutta l'Italia la giro, ma voi ci venite a vedermi nel concerto? Spero proprio di sì. Poi ci saranno tutte le canzoni del nuovo album, le canzoni più importanti degli album passati, poi magari su internet faremo una specie di censimento per capire quale delle canzoni sono... quale canzone è per voi quella irrinunciabile all'interno del tour che la inserirò volentieri. Siamo qui al basso. Ma non vi basto così come sono, ma non lo so, poi il rock è un'attitudine, non è mica una canzone, ragazzi. Io sono molto rock. Io non sono molto scaramantica, però il mio dread, che qua adesso mi regge la coda, quindi non lo potete vedere, lo tengo sempre e devo sempre sfuggire al mio make-up artist Mirko, perché me lo vuole sempre tagliare, perché è una cosa a cui tengo. Quando lo taglierò sarà perché veramente sono in un'altra fase della mia vita. Ciao a tutti, io sono Noemi, volevo fare un grande in bocca al lupo, un grande grazie a tutti gli internauti di Bevo Italia. Ciao ragazzi!